Eccoci qua, siamo a metà ottobre abbondante e all'improvviso, fino a 3 giorni fa non c'era nulla, mi ritrovo con questa distesa di zafferano. Guardate, non è molto, è un cassone di pochi metri, arriviamo fin laggiù. Qui avevo le patate, ho sempre fatto altri tipi di colture, ma avevo deciso ad agosto di mettere lo zafferano, i bulbi. C'è un video sul canale se vi può interessare, c'è un bell'articolo, spero, sul blog. Bene, sono venuto nell'orto l'altra mattina e così all'improvviso ho trovato questa sorpresa. Quindi adesso vediamo nel mio piccolo, perché è la prima volta che lo faccio. Sto studiando, come avevo detto l'altra volta, quindi vediamo la raccolta dello zafferano, come riusciamo a raccogliere ed essiccare gli stimmi di zafferano e la loro conservazione. Rieccoci sul canale. Allora, vedete alcuni fiori che sono aperti. È un errore da parte mia. I fiori vanno raccolti il mattino presto, quando i fiori sono ancora chiusi. Un esempio di fiore chiuso potrebbe essere questo, vedete? Mi avvicino. Questo è il prototipo del fiore pronto per essere raccolto. Allora, quando sono aperti, la qualità scende un pochino perché abbiamo, ad esempio, guardate qui, guardate. Vedete cosa può succedere? Succede che abbiamo degli impollinatori che stanno giustamente prendendo il polline dal fiore. Ora questo lo vedo abbastanza immobile, mi sa che ci è rimasto lì, fatemelo vedere. Questo poi è ancora vivo, ci sta lavorando in diretta, guardate. Quindi quel fiore di sicuro non lo toccherò, lui è avvinghiato. E questo è un errore perché lo zafferano internamente si sporca di polline e non va bene. Comunque, come vi dicevo, io è il primo anno, quindi sto imparando. Allora, questo è il fiore ideale da raccogliere, vedete che è chiuso. Lo raccogliamo semplicemente incidendo con l'unghia qui nella parte bassa, dove il viola comincia a diventare un pochino più scuro. All'interno, adesso lo apriamo, vi faccio vedere cosa troviamo. Ciò che interessa a noi sono questi tre stimmi rossi. Questo è lo zafferano che andrà poi tolto, cioè mondato manualmente ed essiccato. Io ho l'essiccatore, l'avevo preso anche per questo, ma l'avevo preso anche per altri motivi, insomma, per fare i pomodori e quant'altro. Quindi questi si tolgono manualmente e si depositano su un canovaccio asciutto, dopodiché vanno essiccati. Quelle antennine gialle che vedete dentro sono le antere, è la parte maschile del fiore, e sopra vi si deposita il polline ed è quello di cui i impollinatori vanno ghiotti, ovviamente. Quando il fiore è chiuso, non abbiamo il rischio, come vi ho fatto vedere prima, dell'impollinatore che può sporcare tutto l'interno e quindi il prodotto finale è più puro. Questo è un discorso che possiamo fare per la vendita. Io faccio solo produzione familiare, quindi tutto sommato va bene così. Continuiamo quindi con la raccolta. Vi sono poi fiori che ancora non sono pronti per essere raccolti, ad esempio questo, che è dentro ancora questa sorta di pellicina trasparente. Lui non è ancora del tutto fuoriuscito e quindi lo lasciamo ancora per 1 o 2 giorni. Questo tipo di raccolta va fatta tutte le mattine nell'arco di 20 giorni circa, quindi tutte le mattine bisogna venire qui nel campo e raccogliere i fiori che sono pronti. Una volta raccolti, e vi faccio vedere, si depositano delicatamente dentro un recipiente con un canovaccio, con della carta assorbente, così da eliminare la rugiada. Ora io sono a metà mattina, come vi dicevo, sono un po' in ritardo, rugiada ne ho ben poca. Però se fossi venuto qui alle prime ore dell'alba, sicuramente avrei trovato della rugiada che non va bene e bisogna poi asciugare con della carta assorbente o con un canovaccio. L'operazione da non fare, che è sbagliata, è quella di estirpare il fiore. Questo perché potremmo lasciare uno spazio libero dove poi si inseriscono ovviamente patogeni e quant'altro, rovineremmo la pianta. Vi ricordo che sotto c'è un bulbo che tra un po' comincerà a ingrossarsi e a moltiplicarsi. Ora io ne ho pochi, sono un centinaio. Tenete conto che se ne avete molti, ecco, bisogna farsi dare una mano, perché bisogna farlo tutto nell'arco di pochissime ore. Questo tutti i giorni. Ecco, guardate, qui c'è una cosa che voglio farvi vedere. Da questo bulbo sono nati due fiori. Capita spesso, soprattutto quando i bulbi sono di generose dimensioni, questi lo erano. Quindi, ecco, qui ne ho altri, vedete? Due fiori. Da ogni fiore ci sono almeno tre stimmi. Come vi dicevo, questo è stato aperto un po' troppo a lungo.
ormai gli stimmi sono usciti fuori, ma io li recupero ugualmente. Ecco qui i tre stimmi e i due fiori. Perfetto, vado avanti. Questo è il piccolo raccolto della mia piantagione. Nei prossimi giorni, in quella parte che ancora devo pulire, verranno fuori altri fiori, perché li ho trapiantati una decina di giorni dopo e erano di un'altra qualità, erano un pochino più piccoli, quindi mi aspetto di avere meno fiori di quelli che ho avuto adesso, ma va bene così, è soltanto un progetto pilota. Bene, andiamo a casa e vediamo come si mondano, come si estrae lo stimma dello zafferano. Comincia adesso l'operazione di estrazione degli stimmi di zafferano. Allora io, come vi dicevo, come vedete in altre occasioni, non sono un esperto, nel senso che è il mio primo raccolto questo, quindi sono molto lento, sono magari un po' impacciato, però ciò che dobbiamo raccogliere dal fiore sono i tre stimmi di zafferano, questi rossi, e dobbiamo cercare di staccarli all'altezza o poco sotto dove cominciano a cambiare colore. Vedo di trovarne altri. Li metto su questa retina perché poi io li metterò dentro il babele, dentro l'essiccatore. Non so se avete visto già il video e la recensione, quindi ovviamente, non essendo il mio mestiere, vado con calma. Ecco, vedete? L'ho staccato qui sotto dove comincia a cambiare colore. Come vi dicevo, questa è una piccola produzione casalinga. Dicevo, li metto su questa retina perché poi li metterò nel piatto per l'essiccazione. Userò l'essiccatore, quello elettrico, imposterò 45 gradi per circa 2 ore. Dopodiché vediamo come sono messi, molto dipende ovviamente dallo stato di umidità iniziale. Macchia un po' le dita, ma questo è niente. Guardate che bel fiore, è veramente uno spettacolo, Devo essere sincero, sono contento di aver iniziato questa avventura. È una fase di studio, sto cercando di capire se può fare al caso mio o meno. Bene, dai, vado avanti, ci rivediamo poi nel momento in cui lo metto nel essiccatore. Ecco qua, un'oretta abbondante di lavoro, questo è ciò che è avanzato. Peccato, tanti bei fiori. E questo è ciò che ho estratto, guardate che belli che sono. Ora l'idea è questa, è quella di mettermi direttamente nel piatto, una cosa così, perché ho bisogno che il calore venga su in modo omogeneo e quindi la retina è l'unica cosa, anche se non chiuderà bene col coperchio, mi interessa poco, ma voglio fare questo esperimento, quindi verrà una cosa del genere. Imposto 45 gradi, bene, accendo, fra 2 ore vediamo il risultato e vi faccio vedere come capire se si sono essiccati nel modo corretto. Lo vediamo tra un attimo. Ecco qui il risultato. Allora, ho impiegato soltanto 1 ora e mezza a 45 gradi, perché ogni tanto venivo a vedere, 2 ore mi sembravano eccessive, perché il risultato mi sembrava già buono così. Ha perso moltissimo del suo volume, vi faccio vedere come mi sono accorto che è pronto, insomma, guardate. E se vedete come lo tocco, si spezza. Quindi è asciutto, acqua dentro non ce n'è più. Ora, semplicemente, visto che il lavoro è finito, lo metto dentro un barattolino. Questo è esagerato, ma avevo questo in casa. Vedi che ho fatto bene a mettere sotto un piatto, perché cade, poi lo recupero ovviamente. Perfetto. Adesso raccoglierò tutto quanto per bene, giusto per farvi vedere cosa ho raccolto fino adesso. Come vi dicevo all'inizio del video, mi manca mezzo cassone. Usciranno, penso, nel giro di 15 giorni. E questi poi sono ovviamente la materia prima per fare dei piatti come il risotto alla milanese, il classico, no? Ora, se siete interessati a una cosa del genere, anche solo per provare, vi consiglio di vedere l'altro video che avevo fatto, vi consiglio di leggere l'articolo che ho fatto sul blog, e poi, se ancora volete approfondire, io come vi ho detto non sono un esperto, sto studiando, vi metto in descrizione anche il corso che sto facendo e che, insomma, mi ha aiutato ad arrivare fino a questo punto. Ci sono mille cose ancora da imparare, però per la piccola produzione domestica, per il consumo familiare, guardate che questo è oro colato e oro rosso, non per niente. Allora, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, condividete con i vostri amici, se vi interessa approfondite l'argomento, chiedetemi magari nei commenti, vi posso dare qualche dritta, nel mio piccolo vi posso dire dove approfondire, insomma. Vi auguro una buona giornata.